Il LES, o lupus eritematoso sistemico, è una patologia che è stata classificata, diciamo, nelle connettiviti, ed è classificata nelle connettiviti, cioè nelle patologie che colpiscono il tessuto connettivo, che viene chiamata anche il grande mimo, perché può mimare una malattia neurologica, una malattia cardiaca, una malattia dermatologica, una malattia nefrologica. Quindi molto spesso, diciamo, il paziente non si presenta con dei dolori, possono anche esserci, ma si presenta con una patologia internistica che va studiata e che naturalmente richiede dei centri specializzati per, diciamo, arrivare a questa diagnosi, perché poi lì le terapie sono effettivamente molto impegnative. È una diagnosi difficile. I casi più semplici si presenta con un eritema farfalla, cioè con un eritema del viso, ma l'aspetto dei dolori, diciamo, che è quasi secondario in questa patologia, quindi è una diagnosi molto difficile, è una diagnosi internistica, e per cui un paziente può essere portato ad andare da altri specialisti perché si manifestano dei disturbi neurologici piuttosto che nefrologici. Ed è una malattia autoimmune, quindi esiste una, come tutte le connettiviti, esiste un'autoimmunità, cioè il sistema immunitario del nostro organismo reagisce in maniera anomala nei confronti di se stesso, originando degli autoanticorpi che vanno a colpire determinate strutture, determinate cellule. Nel caso del lupus eritematoso sistemico, la presenza più importante è quella degli anticorpi antinucleo, e quindi colpisce, come dice il termine, tutte le cellule del nostro organismo, perché tutte le cellule hanno un nucleo cellulare. Quindi è una diagnosi molto difficile e una terapia molto impegnativa.